Ora abbiamo una piccola chiacchierata con alcuni ospiti. Io ogni tanto chiamo sul palco Tiziano Pesce, che è presidente di UISP. Benvenuto Tiziano, quello di accomodare, e UISP che è tra gli aderenti al progetto nuovo, e non so se è collegato o se è presente, mantenimi un cenno. Si collegherà poi successivamente anche già da Mario di Anci, ma partiamo proprio con te, Tiziano, perché anche voi di UISP avete in atto in questo momento una sperimentazione che in qualche modo è simile al progetto Movir. Ti va di raccontarcela, anche raccontare quali sono gli obiettivi di questa sperimentazione? Molto volentieri. Tanto grazie Paolo, complimenti per la conduzione brillante. Buongiorno a tutte e a tutti, un ringraziamento doveroso e sentito alla presidenza e alla direzione di Fondazione Unipolis per averci permesso di accompagnare insieme a tante altre organizzazioni il percorso che questa mattina abbiamo visto. Complimenti ai ragazzi e alle ragazze, perché per un'associazione di promozione sportiva e sociale come la UISP, che ha ovviamente all'interno del proprio corpo associativo centinaia di migliaia di giovani, in questa esperienza di questa mattina è un'iniezione di fiducia, di ottimismo e una ancora maggiore responsabilità, ovviamente cercare di fare sempre di più e sempre meglio. Diciamo che UISP, ecco, si trova a vivere in questi mesi un'esperienza che si interseca molto con l'esperienza di MOV. Complimenti anche ovviamente a Move Game, complimenti a Domenico Schillaci, mi rende il compito molto più semplice, perché Domenico ha anticipato tanti dei temi anche riferiti allo sport, al nostro sport, allo sport per tutti, allo sport sociale. Noi stiamo facendo questa esperienza con tante istituzioni sul territorio, con tante associazioni e società sportive che stanno guardando, ecco, questa azione pilota all'interno di un progetto che ha un nome per noi, ecco, non ci siamo inventati nulla di trascendentale, abbiamo preso parte del nostro acronimo, Progetto Sport per Tutti, un progetto finanziato e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto appunto UISP è ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, ma è anche associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rete associativa nazionale. All'interno del progetto Sport per Tutti, all'interno dell'azione UISP For Sustainability, c'è un'azione pilota che andiamo ora velocemente a vedere. È una delle 5 azioni del progetto appunto Sport per Tutti. Per chi lo vorrà, è a disposizione un sito tematico che è sportpertutti.eu, che presenta tutte le azioni, ovviamente racconta il progetto, racconta il suo svolgimento. All'interno quindi di UISP for Sustainability abbiamo le azioni di promozione della mobilità sostenibile e dolce. All'interno abbiamo due azioni, la mobilità semplice e la mobilità per quanto riguarda... Scusate. Meglio, e le azioni riferite alla sperimentazione. Le azioni sulla mobilità semplice sono azioni atte a cercare di modificare, di contribuire quantomeno a modificare i comportamenti, le abitudini quotidiane, con una grande attenzione ovviamente ai giovani, ma anche a tutte le altre fasce di età, con una particolare attenzione anche agli over 65. Siamo partiti da alcuni dati, ovviamente ci siamo interrogati intanto su come si spostano le persone che praticano sport. Anche questa mattina abbiamo parlato di piani di mobilità casa-lavoro, abbiamo parlato di piani di mobilità casa-scuola. Su questi due punti c'è ormai un'ampia stratificazione proprio normativa e legislativa, ma ancora non abbiamo di fatto nessun riferimento normativo sui piani di spostamento casa-sport. E quindi questo progetto vuole contribuire anche a questo. I dati fatto del sistema sportivo ci dicono che in questo paese sono poco meno di 12 milioni gli atleti, i praticanti, tesserati alle organizzazioni sportive. Rispetto ai dati e-sport del 2021, sappiamo che gli spostamenti lavoro-studio incidono per il 32%, gli spostamenti per la gestione familiare il 34% e tempo libero-sport per il 34%.
Abbiamo esploso l'analisi dei dati sui mezzi di spostamento per quanto riguarda il tempo libero sport e abbiamo queste percentuali che sono, diciamo, significative per affermare come la stragrande maggioranza degli spostamenti per andare a praticare un'attività sportiva fisica avvengono attraverso sicuramente mezzi non sostenibili, mezzi a motore, quindi abbiamo quel 62% di auto e moto. E quindi appunto quel dato molto importante di quei quasi 12 milioni di cittadini e di cittadine del nostro paese che per il 62% si spostano in quel modo. Ovviamente la WISP come Fondazione Unipolis declina le proprie azioni sin dal principio con ovviamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'interno appunto degli obiettivi abbiamo individuato quello che è l'obiettivo generale legato a questo progetto, quindi per promuovere una mobilità dolce e sostenibile proprio per l'approccio.